Un benvenuto a tutti, ben ritrovati. Quest'oggi parliamo di una cosa, di un viaggio un po' diverso, anche l'inclinazione del viaggio sarà un po' diverso. Lo vedete già dal titolo, dalla Sicilia alla Grecia, un viaggio archeologico. La differenza di questo viaggio rispetto a quelli finora raccontati sta, chiaramente nell'affinità culturale. Tra i due paesi, tra la Grecia e la Sicilia, provenendo da una terra che ha grandi legami con la storia greca del passato, è chiaro che anche l'orientamento nei confronti del viaggio, che era sì una scoperta di natura culturale in senso generale, però ha avuto una forte inclinazione archeologica anche per un confronto tra le due culture, tra le due sponde. E devo ammettere che in questo tipo di viaggio ho potuto riscontrare molti aspetti che non conoscevo, sia della Grecia, e molti legami che a me erano ignoti e che ho tutto il piacere di potervi, esporre. Perché effettivamente arricchiscono di molto quello che è la nostra cultura di base e soprattutto le nostre origini. Il viaggio è stato un viaggio itinerante, come lo sono la maggior parte di quelli, che vi racconto. È partito dalla città di Atene, poi ci siamo spostati ad Eleusi, Corinto, Epidauro, siamo passati anche da Nauplia come luogo di sosta, di lì nelle vicinanze si trova Micene, Tirinto, Argo e poi ci sposteremo a Sparta, a Olimpia, una sosta a Patrasso, un passaggio a Delfi, poi si risale. E andiamo, passiamo dalle Termopili, il luogo della famosa battaglia, e poi per giungere nel luogo più a nord, che sono le cosiddette Meteore, e un ritorno verso sud, passando per Tebe e infine per la città di Calcide, e poi il ritorno ad Atene. Ma vediamo con ordine ogni singola località. Partiamo chiaramente da Atene, dalla capitale, che come vedete anche storicamente è composta dalla città in sé, dal Pireo, che oggi è una località, un comune proprio staccato rispetto alla capitale. Di fronte abbiamo l'isola di Salamina e di Egina, un po' più in basso. Sono tutti nomi che rievocano chiaramente la storia greca, Salamina per esempio per la famosa battaglia di Salamina. E andiamo avanti con la prima immagine che non può mancare, che è quella del Parlamento greco. Questa piazza, la piazza Sintagma, è una piazza che negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di sé. Chiaramente tutto ciò si lega alla crisi greca, alla crisi economica e a un luogo dove si sono svolte le più importanti manifestazioni degli ultimi tempi, proprio per questa crisi, che ha colpito e continua ancora a colpire la Grecia, perché il problema non è ancora stato risolto da questo punto di vista. Ci immergiamo subito in quello che è la cultura greca. Qui siamo all'interno del Museo archeologico di Atene e il primo reperto che fotografiamo, che vi mostriamo, è quello dell'arte cicladica. L'arte cicladica è un'arte delle isole Cicladi che proviene, diciamo, è molto più antica rispetto alla civiltà ellenistica vera e propria, precede anche la civiltà micenea, che già si colloca attorno al 1800 a.C., quindi siamo ancora prima di quest'epoca.
Ebbene, quello che colpisce dell'arte cicladica sono proprio le sculture, questo tipo di rappresentazioni di teste che fanno molto pensare alle sculture di Modigliani, alla semplicità, anche di Brancusi, possiamo dire, una forma di primitivismo a cui si richiamavano questi due artisti. E se vedete questa semplicità costruttiva sembra molto minimale, addirittura sembra molto moderna per certi versi, ma in realtà è un richiamo vero e proprio all'antico, alle forme essenziali dell'arte ciclavica. E qui chiaramente non possiamo non mostrare non la maschera di Agamennone, ma una maschera micenea. Quella di Agamennone è quella più famosa, ma chiaramente non c'era solo quella. Questa essendo una maschera mortuaria, era applicata al volto della persona che moriva e per farne un calco. Ciò che colpisce dell'arte micenea è la enorme presenza di oro. Come vedrete, quasi tutti i reperti sono in oro, e era una popolazione chiaramente molto ricca, molto in grado di lavorare l'oro, e chiaramente la loro ricchezza derivava anche dalla grande capacità di commerciare. C'è da dire che i micenei, che appunto si collocano tra il 1800 e il 1500 avanti Cristo, avevano commerciato parecchio ed erano giunti anche chiaramente sia in Sicilia ma anche in Italia. Questa chiaramente è la cosiddetta maschera di Agamennone, questa è stata trovata a Micene ed è la più famosa perché fu ritrovata dall'archeologo Schliemann. Questa invece è la cosiddetta coppa di Nestore. Un altro dei reperti ritrovati a Micene, che mostra proprio le capacità nell'utilizzo di questo metallo e l'opulenza soprattutto della corte micenea. Qui invece un pugnale finemente decorato, e questo è una fodera di un pugnale. Come vedete, le forme sono veramente spettacolari, soprattutto quello che fa molto riflettere è lo sviluppo della rappresentazione di queste figure geometriche che tendono a cambiare anche di aspetto. E questa sembra molto richiamare all'arte di Escher, quell'artista che utilizzava proprio questo gioco di modifica di quello che sono le caratteristiche geometriche delle immagini che assumevano poi una forma diversa. Tipicamente questa ricorda una delle rappresentazioni per cui da alcune figure geometriche poi si otteneva nella parte finale la forma di alcuni uccelli che volavano. Qui invece sempre delle fodere di pugnale, ma in questo caso hanno delle forme più semplici ma archetipali. È chiara la rappresentazione proprio di archetipi attraverso le spirali, attraverso queste forme a fiore, e ne troveremo molte altre, come questa, per esempio, che è il cosiddetto fiore della vita, lo si ritrova in molti casi, addirittura era anche il simbolo della Lega Nord, che richiamava comunque a delle forme, a dei simboli ancora più antichi, chiaramente. Quindi quello su cui mi sto concentrando è semplicemente far notare come le forme archetipiche di alcuni soggetti permangono nel corso del tempo, magari si trasformano leggermente, ma sono sempre quelle e sono comuni anche a molte civiltà.
E qui in questo cartello mostra come i Micenei avessero commerciato con moltissimi paesi e come molti dei reperti si trovino in parti molto differenti e anche molto lontane. Come vedete, alcuni reperti sono arrivati sino alle zone baltiche, per non parlare dell'Italia, dove chiaramente c'era una forte correlazione. Tra l'altro, i Micenei, per esempio, nel caso della Sicilia, arrivarono commerciando, c'erano dei profondi scambi, ad esempio, c'era la presenza di un vero e proprio emporium nei pressi di Siracusa, dove nella città di Thapsos i Micenei avevano proprio un cosiddetto emporio, dove potevano scambiare con tutte le località limitrofe. E la loro presenza poi influirà anche quello che è lo sviluppo di alcune località e anche lo stile di quello che sono, per esempio, le tombe antiche nella zona siciliana. E ovviamente il loro sviluppo è anche nella zona dell'Oriente. Quindi stiamo parlando proprio ai confini con l'Iran, con l'Iraq e persino in Egitto. Quindi, come vedete, era una civiltà fiorente anche in funzione del fatto che commerciavano parecchio e il loro commercio arrivavano molto lontano. Quindi c'è anche da aggiungere che quando i greci giunsero a colonizzare le terre dell'Italia meridionale, chiaramente non erano arrivati così, erano arrivati perché già da parecchio tempo c'era una forma di commercio e quindi anche una forma di conoscenza dei territori che andarono poi successivamente a colonizzare. Questa è una stele, è molto interessante intanto perché è una stele ittita, anche qui si mostra come il commercio e gli scambi culturali con le popolazioni orientali, come possono essere le popolazioni ittite, sia molto presente all'interno poi dei ritrovamenti nella Grecia stessa. Questo simbolo, questa doppia spirale si ritrova per esempio anche molto in Sicilia. Ci sono anche diversi esempi e chiaramente c'è uno scambio culturale che va da Oriente a Occidente e che ognuno travasa in un modo diverso e che poi viene acquisito dalle varie culture. Qui ci spostiamo alla statuaria classica. Come vedete, ciò che impressiona e soprattutto impressiona quando si va dal vivo a vedere le singole sculture è la loro grande naturalezza. È chiaro che i greci nell'epoca classica, a parte la presenza di tutte le varie i vari scultori, i vari artisti che raggiunsero delle vette veramente incredibili, avevano una enorme capacità espressiva, come in questo caso. E quando si confronta tutto quello che è il patrimonio greco, soprattutto quello che è messo in esposizione al Museo di Atene, con quello presente, ad esempio, a Roma, si nota una grande differenza, perché la statuaria romana è chiaramente una derivazione della perfezione greca e quindi non c'è. Si nota proprio che l'una è figlia dell'altra. Quindi qui ad Atene possiamo ritrovare veramente la più alta qualità scultorea e lo si nota appunto dalle forme e dalla bellezza, dalla naturalezza con cui sono state plasmate queste sculture. Anche in questo caso un bassorilievo che richiama un uomo che gioca con la palla. E anche qui la grande naturalezza, la grande delicatezza con cui queste due figure femminili si danno la mano. Qui invece
invece vi mostro una statuetta molto interessante, perché qui c'è un sincretismo tra una figura che chiaramente è di origine egiziana, se non sbaglio il dio Anubi, e poi il resto del corpo che è quello di un soldato romano. Quindi il sincretismo tra queste due forme, perché chiaramente le religioni misteriche egiziane giunsero fino a Roma e chiaramente anche in quello che è lo sviluppo dei vari idoli segue questa forma di sincretismo. Qui mostriamo semplicemente un vaso greco, come notate le forme sono molto, molto delicate e l'ho voluto mostrare proprio per la bellezza del vaso in sé. Invece una famosissima scultura in bronzo di questo giovinetto che cavalca questo cavallo, di nuovo la scultura di prima, ripresa da una posizione differente. Qui si ritorna ancora in un'altra vitrina ad uno dei pugnali micenei. Come vedete, in questo caso non c'è una rappresentazione astratta, ma c'è una rappresentazione veritiera di una caccia con leoni. E qui abbiamo il famoso meccanismo di Anticitera, la cosiddetta macchina di Anticitera. Questo ritrovamento nelle acque antistanti l'isola di Anticitera ha fatto molto parlare di sé. Per anni la si è considerata una cosiddetta op art. Cosa sarebbero? Sarebbero dei pezzi fuori dalla storia. Cioè, per lungo tempo si è pensato che questa macchina che riproduce i movimenti dei celesti, quindi dei pianeti e del cielo, con una grande precisione, fosse una sorta di macchina fuori dalla sua epoca, dal suo tempo, perché troppo avanzata. In realtà i greci avevano una grande praticità in questo. Basti pensare che molte macchine erano presenti e sono citate anche dalle fonti antiche. Per esempio, quando i romani giunsero a Siracusa, dato che c'era la presenza del grande scienziato Archimede, le fonti antiche parlano proprio della presenza di alcuni macchinari che riproducevano il moto degli astri e che furono poi smontate e portate a Roma come bottino. Quindi non c'è nulla di particolarmente nuovo, seppur sono macchine molto avanzate, questo è senza ombra di dubbio. Questo è un dettaglio della macchina, come vedete ci sono proprio le tacche. E qui siamo davanti alla collina dell'Acropoli. Qui ci troviamo nella cosiddetta collina dell'Areopago. L'Areopago era, era il luogo in cui si riunivano gli ateniesi anche per prendere delle decisioni. Famoso è anche il fatto che qui giunse San Paolo, difatti abbiamo la lettera agli Areopagiti. E quindi è un luogo che racchiude sia un aspetto prettamente storico classico che poi legato anche al cristianesimo. Di fronte alla collina dell'Areopago abbiamo qui davanti tutta la distesa di Atene, sì, però di sotto abbiamo l'Agorà di Atene, che subito dopo poi andremo a visitare. Chiaramente questa è la veduta dell'Acropoli, davanti a quello che è il Partenone abbiamo tutto quel complesso di costruzioni che sono poi l'ingresso all'area archeologica, sono i cosiddetti propilei.
I propilei sono degli edifici che accoglievano le persone che arrivavano all'interno di questa che è poi l'area sacra di Atene, il luogo più sacro dove c'erano tutti i templi. Questa è la veduta della città fino a quasi al mare, e qui si nota non solo l'estensione della città, ma anche quello che è il porto del Pireo che si intravede in fondo. E qui siamo proprio nell'agorà di Atene. Questo edificio è la cosiddetta Stoa di Attalo. Questo edificio chiaramente era distrutto, era completamente a terra. Se non che gli americani finanziarono la ricostruzione, la cosiddetta anastilosi, cioè ripresero i pezzi, li rimisero uno sopra l'altro e poi chiaramente anche alcuni ne aggiunsero, ricreando totalmente l'edificio. L'effetto è davvero spettacolare. Qui in questo edificio, al suo interno abbiamo anche un museo con alcuni pezzi, e qui notiamo uno che è molto divertente, che è un vasino, il vaso per un bambino che poteva fare i suoi bisogni. Invece questi pezzi ceramici sono i cosiddetti ostraca, ostracos. Praticamente qui veniva scritto il nome e qui notate che è Temistocles, un Temistocle, non il politico, e un altro Temistocle perché era un nome molto comune in Grecia. Ebbene, questo tipo di cocci venivano utilizzati per incidere i nomi delle persone che dovevano essere ostracizzate, cioè persone che venivano accusate di voler eliminare dalla politica la democrazia e di portare una forma autoritaria che doveva essere quella della tirannide. E quindi periodicamente venivano fatte questo tipo di votazioni su un soggetto che veniva ritenuto pericoloso, poi magari non lo era del tutto pericoloso, poi magari c'erano dei giochi politici, perché è chiaro che anche in quell'epoca questo tipo di cose venivano portate avanti in un certo modo. E quindi questa è la dimostrazione di quello che erano le votazioni, il processo democratico per come si svolgeva all'interno della democrazia ateniese. Qui invece, se siamo sempre nell'area dell'agorà di Atene, qua vediamo il basamento di quello che era un orologio ad acqua. Chiaro, qua il macchinario non c'è, però dimostra come all'epoca comunque la tecnica era molto sviluppata e permetteva, ad esempio, la possibilità di scandire il tempo attraverso l'utilizzo dell'acqua che muoveva alcuni meccanismi e permetteva di conoscere l'ora esatta della città di Atene. Questo è uno dei templi, il tempio di Efesto che c'è nella zona. E qui invece ci spostiamo all'agora romana. Anche in questo caso molti degli edifici sono stati ricostruiti. Questo invece è ancora in piedi ed era un orologio, un antico edificio che trasmetteva l'ora praticamente con un meccanismo interno. In questa mappa mos si mostra un aspetto molto importante, la cosiddetta via sacra, la Hiera Odos. Questa via sacra collegava Atene con Eleusi, che si trova nella parte sinistra. La via sacra partiva dal cimitero del Ceramico, percorreva per una trentina di chilometri, giungeva sino alla costa per poi arrivare ad Eleusi. Lungo questo percorso, il percorso era
importante perché veniva fatto soprattutto in occasione di quello che erano le cerimonie e le usine. In genere c'erano proprio gruppi di persone che partivano e facevano questo cammino, c'erano dei punti di sosta, come per esempio le cave di Pan, il santuario di Afrodite e via discorrendo. Ognuno di esse, appunto, c'era proprio tutto un rituale che veniva fatto, fino ad arrivare al tempio di Eleusi. Considerate che questo, sulla parte finale del percorso, quello che vedete, il ponte, sono i resti di un ponte romano che fu fatto costruire da uno degli imperatori romani, da Adriano, se non erro, il quale, avendo un grande rispetto della cultura greca, aveva anche, fu iniziato agli stessi misteri, quindi aveva anche l'interesse nell'agevolare quello che è il percorso di questa via sacra. Qui chiaramente siamo in un'altra visione dell'Acropoli di Atene. Qui scorrono una carrellata di monumenti come questo teatro, il Teatro di Dioniso. Questo teatro è molto importante perché è qui che furono fatte quasi tutte le prime di quello che sono le tragedie greche che di tanto in tanto, soprattutto nei teatri classici, vengono rappresentate. Le tragedie di Eschilo, di Sofocle, furono rappresentate qui, perché qui venivano fatte delle le cosiddette Dionisie, che erano delle gare, delle vere e proprie gare, di recitazione e di messa in scena di quello che erano sia le tragedie che le commedie. Ebbene, in questo teatro venivano date le prime e qui avvenivano, qui veniva il popolo a guardare le tragedie, poi venivano votate e poi ogni anno veniva, premiato il più bravo. Quindi, qui è veramente è un luogo dove è passata la storia e dove tutto quello che oggi noi abbiamo è passato per la prima volta, venne rappresentato qui e quindi chiaramente anche l'emozione di coloro che l'avevano messa in scena, di coloro che l'avevano pensata alla tragedia o alla commedia stessa, passò da qui, da questa gara, da questo pubblico. Questi sono alcuni sedili. E questa è una delle iscrizioni che sono ancora rimaste in una delle pietre del teatro. Qui ce n'è un'altra, invece questa si trova lungo il cammino dell'Acropoli di Atene, nella parte bassa, e sempre lungo il cammino troviamo queste nicchie. Queste nicchie sono delle nicchie dedicate a un tempio di Afrodite. Praticamente i vari devoti lasciavano dei pinakes, infatti quello che sono le parti scavate erano dei pinakes, venivano alloggiati i pinakes. I pinakes non erano altro che delle tavolette in terracotta, tavolette votive, che venivano lasciate in onore della divinità o in altri casi venivano lasciati per il culto dei morti. In questo caso, questo è un angolo dedicato ad Afrodite, quindi chiaramente era per ingraziarsi la divinità. La cosa che è interessante è che a tutt'oggi, quasi come un rito scaramantico, i turisti lasciano delle pietre, come per propiziarsi la dea, a tutt'oggi. Qualcuno addirittura aveva lasciato persino dei messaggi. Qui nella parte alta dell'Acropoli notiamo i rocchi di colonna che sono stati riutilizzati, proprio per, rimettere in sesto quello che erano le mura dell'Acropoli della città. E qui siamo all'ingresso dell'Acropoli di Atene. Questi edifici sono stati fortemente ricostruiti, lo notate anche dalla differenza di colore. In alcune pietre che sono molto più nuove, come suole dire,
anche questo edificio. E qui chiaramente l'effetto scenografico è veramente impressionante. Chiaramente non può mancare l'immagine del Partenone e di sfondo il Tempio di Zeus. Si trova nella parte bassa della città. Se notate, dietro il Tempio di Zeus abbiamo lo stadio, che è uno stadio che ricalca uno stadio antico, ma che è stato ricostruito. Qui la veduta splendida sulla città è di nuovo il Partenone. Qui ci troviamo all'interno di uno dei musei. Con un vaso che ha un vago richiamo alla forma della Trinacria siciliana, l'ho fotografato proprio per questa ragione. Le Cariatidi, il tempio delle Cariatidi, il cosiddetto Eretteo. Questo è un altro angolo da cui viene visto questo tempio. Ecco la parte posteriore rispetto a quella delle Cariatidi. Qui notate il bellissimo intreccio del basamento della colonna. Questo è un tempio di Esculapio. Ne parleremo di questa divinità. La cosa che mi colpisce è di Asclepio e Esculapio. La cosa che colpisce è che in questa anastilosi molto pesante tutti i pezzi sono nuovi e quindi sembra un feticcio, sembra una ricostruzione fin troppo finta, una cosa che in realtà, almeno per fortuna in Italia, non si arriva a questi livelli. Pur di ottenere la ricostruzione del tempio, insomma, non si arriva a un intervento così pesante. Questo è l'altro teatro. Perfettamente ricostruito, forse anche troppo. Qui ci siamo spostati, siamo andati via dall'Acropoli, siamo all'interno del Museo Bizantino. La cosa che volevo mostrare era questa moneta. Questa moneta è una moneta di Costante II, questo imperatore bizantino. L'interesse risiede più che altro nel collegamento che c'è con la Sicilia. Perché all'epoca Costante II non risiedeva a Costantinopoli, come era l'impero, ma spostò la capitale a Siracusa, quindi in Sicilia stessa. E Costante II fu poi assassinato nella città stessa di Siracusa. E volevo richiamare proprio all'importanza, proprio a questo legame, un po' come il titolo di questa discussione. Al profondo legame che c'è tra la Sicilia e la Grecia, che si è mantenuto anche nelle epoche successive, anche se poi si spezzerà inevitabilmente. Questa è una veduta notturna della città, dalla collina dell'Areopago, e qui andiamo al Museo dell'Acropoli. Questo museo che è stato costruito di recente, come vedete, è un edificio bellissimo, moderno. Al suo interno mostra, e qui abbiamo una ricostruzione dell'Acropoli con i mattoncini del Lego, al suo interno mostra i vari fregi del Partenone. Qui ho mostrato questo bassorilievo proprio perché c'è un'iscrizione in italiano, un certo Luigi Antonini di Lucca che ha lasciato la sua firma, e questa è la veduta dall'interno. Di quello che è il museo, che guarda e sembra proprio dialogare l'architettura stessa con l'Acropoli, e qui i vari fregi. Dirò sinceramente che il museo non è niente di eccezionale, è più la struttura, la bellezza della struttura e la modalità con la quale si riescono a preservare i vari fregi. E poi andiamo avanti. Questo è uno degli stadi. Qui durante le Olimpiadi si sono svolte alcune delle cerimonie importanti, le ultime Olimpiadi svoltesi in Grecia. E
il tempio di Zeus, e qui siamo al cosiddetto monumento coregico all'Isicrate. Questo è un monumento veramente antico, siamo attorno al 300 a.C. ed è un monumento che fu eretto proprio per il fatto che colui che ha messo i soldi per erigere questo monumento vinse all'agone Coregico. Praticamente era una delle gare che si svolgevano, e molte di questo tipo di gare di natura teatrale o di canto e via discorrendo venivano finanziate da delle persone più ricche e di più alto grado di livello. Nel momento in cui avveniva la vittoria, che chiaramente finanziavi gli attori, finanziavi il regista, finanziavi colui che aveva pensato anche all'opera in sé e come metterla in scena, diciamo che la gloria veniva data poi a colui che finanziava in molti casi, e quindi era tutto un complesso che veniva ricordato, e questo monumento ricorda questa vittoria. Qua siamo in uno dei quartieri sotto l'Acropoli di Atene, che mantiene ancora uno stato originario di quello che sono le abitazioni, le antiche abitazioni. Qui siamo nella piazza di Monastirachi, quella che vediamo di dietro era un edificio, era in realtà una vecchia moschea. Chiaramente lo stile è ottomano, perché la Grecia fu per lungo tempo sotto dominazione ottomana. E in questo caso è un'immagine di quello che sono alcuni reperti trovati nella metropolitana di Atene. La metropolitana di Atene, in maniera molto intelligente, dato che sono state trovate alcune tracce archeologiche, alcune vetrine sono rimaste aperte proprio per diventare un museo, lo stesso passaggio all'interno della metropolitana. E questo è un altro esempio. Mostro questa immagine perché qui siamo all'interno di una chiesa ortodossa greca. Questo chiaramente è un candelabro, ma la forma di questo candelabro ricorda molto la forma dei cosiddetti kernoi. I kernoi o kernos sono degli antichi vasi di epoca greca, sacri, che avevano proprio questa forma, cioè avevano una forma circolare con queste piccole nicchiette che presumibilmente dovevano ospitare forse delle candele, dell'incenso o qualcosa di simile. La cosa molto interessante è la permanenza di questa modalità estetica costruttiva, che può anche darsi, io non ho gli elementi per poterlo dire, può anche darsi che mantenga un suo lungo corso, dato che la funzione sacrale del Kernos e di questo candelabro è praticamente la medesima. A questo punto passiamo all'immagine che mostra effettivamente il Kernos. Questo è un esempio di un Kernos o Kernoi di epoca ciclatica. Siamo attorno al 2000 a.C., 1800 a.C., quindi prima anche della civiltà micenea. Questi poi sono andati avanti nel corso della storia e sono stati anche utilizzati proprio in epoca greca, tanto che se ne trovano molti di questi esempi anche in Italia, laddove già c'erano le colonie greche, e poi si sono portati avanti nel corso del tempo. Qui ci spostiamo invece al cimitero di Atene, perché quello che stiamo vedendo qua sotto è un fregio, cioè una parte di quello che è il monumento funebre a Schliemann, il grande archeologo, colui che ha effettivamente scavato all'interno di Micene, ha fatto tutte le importanti
scoperte e non poteva non avere una tomba di rilievo proprio nella città di Atene. All'interno del cimitero ci sono anche altri personaggi famosi che sono più legati, diciamo, al mondo greco, alla Grecia moderna, che magari ci riguardano molto meno. E invece qui ci spostiamo su Eleusi. Come vedete da questa immagine, la distanza di Eleusi, che si trova qui, non è eccessiva rispetto a Atene, stiamo parlando di una trentina di chilometri. In questa località, effettivamente, si portavano avanti quello che erano i famosi misteri eleusini. Vediamo adesso. Prima, ecco, scusate, prima di vedere la località c'è questa tappa di avvicinamento. In questa tappa di avvicinamamento arriviamo in questa chiesa che in realtà in precedenza, oggi è una chiesa ortodossa, una chiesa greco-ortodossa, ma in precedenza in questa stessa zona c'era la presenza di un tempio di epoca greca. La chiesa è stata eretta di sopra al tempio. La particolarità che la rende anche un sito UNESCO è proprio la presenza di questi bellissimi mosaici, ma in realtà, se vogliamo mantenerci collegati a quello che è la funzione originaria della località, era accanto alla Hiera Odos, alla strada che portava fino a Eleusi, quindi aveva una funzione sacrale proprio in collegamento con i riti dei misteri eleusini. Quindi andiamo avanti, ci spostiamo nella tappa successiva che sono queste rocce con queste nicchie. Queste in realtà sono delle nicchie che riguardano un santuario dedicato ad Afrodite. Rimangono poche tracce, appunto, rimangono più che altro queste nicchie votive dove venivano lasciate delle offerte alla dea, ma erano sulla Hiera Odos, quindi anche questa aveva sicuramente una funzione sacrale, e faceva parte del rito di avvicinamento alla città di Eleusi. Curiosamente, nel momento in cui sono stato in questo sito, c'era qualcuno che aveva lasciato della frutta proprio nella recinzione rispetto al sito che comunque non risulta visitabile. Era una zona molto periferica, insomma, non passa quasi nessuno, c'erano solamente delle villette, quindi si può anche pensare che qualcuno le abbia lasciate come delle offerte alla divinità, un po' come quelle che abbiamo sostanzialmente visto, che erano più che altro delle pietre all'interno dell'acropoli di Atene. E qui ci troviamo all'ingresso di Eleusi, del sito di Eleusi. Questo grande basolato si accedeva al sito. Chiaramente il sito è un po' confuso perché? Perché ci sono dei rimaneggiamenti che provengono dall'epoca romana. Perché comunque venne utilizzato anche in epoca romana, molti monumenti furono aggiunti successivamente, appunto in epoca romana, lo si testimonia parecchio. Qui accediamo all'interno del sito, in uno dei propilei, e qua abbiamo dei bassorilievi che rappresentano molto bene quello che è il mito di Eleusi, di cui ora dobbiamo necessariamente parlare. Nei bassorilievi cosa notiamo? Le spighe di grano, un fiore, una specie di, sembra un tronco di colonna, in realtà dovrebbe essere un cesto, probabilmente la rappresentazione del calato, che era un cesto utilizzato all'interno del rito dei misteri eleusini. E poi vedremo in un altro bassorilievo anche la presenza della torcia. Partiamo subito, raccontiamo questo mito. Il mito è quello di Demetra e Core, di Demetra e di Persefone. Demetra è una dea, una divinità, ha sua figlia Persefone. La figlia Persefone è qui,
Parentesi, il collegamento tra la Grecia e l'Italia e anche la Sicilia, soprattutto riconosciuta storicamente anche come un grande granaio, in epoca romana veniva chiamato il granaio di Roma. Il mito in genere racconta che Persefone camminava su dei campi. In genere si suole dire che fosse la zona relativa ad Enna. Persefone camminava in questi campi, venne vista dal dio Ade, il dio degli inferi, il quale uscì dagli inferi, la vide e la rapì. La sparizione di Persefone chiaramente creò scompiglio per la madre Demetra, che cominciò a cercare disperatamente la figlia. La ricerca avvenne per lungo tempo, la madre era davvero disperata, la ricerca simbolicamente avveniva attraverso una torcia, perché la madre la cercava in ogni luogo della terra e anche negli antri più nascosti. Poi a un certo punto Demetra, stanca di questa ricerca affannosa, in forma di vecchia, di persona anziana, si va a riposare ad Eleusi. Giunge ad Eleusi davanti a un pozzo. Vediamo. Poi più avanti vi farò vedere l'immagine di questo pozzo. Si ferma anche a piangere, molto triste per questa ricerca, e viene dapprima intercettata da un'anziana, una donna il cui nome è Baube. Questa donna anziana, vedendola triste, cerca di farla ridere e compie un gesto strano, che è quello di alzarsi la gonna e farle vedere il basso ventre. Con questo gesto la Demetra, la dea, sorride. Questo gesto, anche volgare se vogliamo dire, rientrerà all'interno del rito dei misteri eleusini, perché vengono raccontate dalle fonti che anche qualcuno faceva proprio il gesto di alzare, qualche donna faceva il gesto di alzare la gonna, proprio per imitare il gesto di Baube. Ma viene vista ulteriormente poi dalle figlie del re Celeo, che è il re di Eleusi, e viene accolta all'interno della corte. All'interno della corte Demetra rimane come una donna che non viene riconosciuta come divinità, rimane presso la corte e insegna anche diciamo, l'arte dell'agricoltura al figlio del re Celeo, che è Trittolemo, che ha anche un ruolo in tutto questo. Però la dea Demetra, non avendo ancora trovato la figlia, decide di fare una sorta di sciopero. A un certo punto non fa più crescere le messi, perché era la dea dell'agricoltura, e non fa più crescere. E questo sciopero chiama in causa Zeus, il quale cerca un compromesso anche con il fratello Ade, perché è il fratello di Zeus, per questa figlia scomparsa. Il compromesso è che la figlia può tornare dalla madre, ma a tempo. L'inganno avviene attraverso il fatto che la figlia mangerà dei chicchi di melograno. I chicchi di melograno legano e legheranno per sempre Demetra, Persefone, con il dio Ade. E il compromesso raggiunto è quello dei 6 mesi. I 6 mesi rimane agli inferi, quindi sottoterra, e altri 6 mesi rimarrà con la madre. Questo mito in realtà è un mito che ha una base molto più importante, che è il mito dell'alternanza delle stagioni. I 6 mesi di contenimento del seme che viene gettato all'interno del terreno per crescere e germogliare sono la parte buia, la parte ctonia. Poi il seme germina e produce le messi, che sono le varie piante, ma anche e soprattutto in questo caso il grano che cresce negli altri 6 mesi. Quindi l'alternanza delle stagioni, il
dei cicli naturali, è tutto un collegamento molto importante. Quindi il culto di Demetra è un culto, intanto è molto femminile, aggiungiamo anche questa cosa, è un culto prettamente femminile ed era un culto a cui si legavano anche le feste delle tesmoforie, delle feste prettamente femminili, chiaramente delle feste greche, di epoca greca, dove partecipavano sostanzialmente le donne. Quindi, come vedete, è un'importanza forte quella di questo mito e soprattutto dei riti connessi alla presenza forte del collegamento tra l'uomo e la terra, la germinazione. E quindi in questa località venne costruito questo grande tempio dedicato a Demetra e al culto dei misteri eleusini. I misteri eleusini, in realtà, che comunque hanno appunto questo collegamento con Demetra, venivano svolti all'interno di questo grande tempio. Quello che vedete voi in fondo, quella scalinata con tutta la scolaresca seduta, è il grande vano di questo tempio. I misteri eleusini, in realtà, potremmo definirli in maniera molto grossolana, un po' come la massoneria di allora. Solo che era, diciamo, una cosa molto più istituzionalizzata, molto più aperta, tanto che tutte le personalità di spicco passarono e divennero adepti dei misteri. Personalità come Eschilo, anche imperatori romani come Marco Aurelio, per esempio, o l'imperatore Adriano, furono delle personalità che passarono all'interno di questa iniziazione ai misteri eleusini. I misteri eleusini venivano divisi in piccoli misteri e grandi misteri, erano i due livelli diversi di iniziazione alla conoscenza delle cose del mondo, perché poi i misteri erano la conoscenza di quello che sono delle verità da rivelare anche agli iniziati soprattutto. Il tutto chiaramente era collegato anche a una certa ritualità che veniva compiuta. Ebbene, questo era il luogo, il telesterion definito, dove avvenivano le iniziazioni, ma le iniziazioni erano di grandi numeri, non erano di numeri piccoli. Ecco perché abbiamo un luogo molto vasto e quindi avvenivano moltissime persone quando avvenivano i numeri erano molto, molto grandi. E questa è l'area che noi vediamo anche di sfondo il porto di Eleusi. In realtà la zona è molto degradata, cioè ha perso molte delle caratteristiche originarie. All'interno vediamo una parte delle colonne, il tempio era molto grande e in uno dei punti che non sono riuscito neanche a identificare ci stava una zona più interna che era, potremmo definirlo, il Sancta Sanctorum del Tempio del Telesterion, che veniva chiamato Anactoron. Come vedremo, il termine Anactoron è un termine di epoca micenea, perché è il palazzo, l'Anactoron è il palazzo del Signore in realtà, e quindi l'edificio collegato all'interno del tempio di Eleusi. Questo non deve stupire questo termine perché in realtà la zona di Eleusi, la sacralità della zona di Eleusi non risale solo all'epoca greca, quindi all'ellenizzazione, ma è pre-greca e quindi stiamo parlando anche di epoca micenea, dove già aveva una sua funzione sacrale, quindi sicuramente c'è un sincretismo che si è portato avanti anche in epoca greca ed è la ragione per cui abbiamo all'interno l'Anactoron come luogo sacro dove l'unico che poteva accedere a quest'area sacra, a questo Sancta Sanctorum, era lo Ierofante, possiamo definirlo il sacerdote dei misteri eleusini. Questa statua di Demetra è molto importante perché ci mostra questa sorta di cesta che
che sulla testa. E questa cesta con buona probabilità è il calato. Questo calato era un cesto con cui si faceva un rito che viene descritto nei Misteri Eleusini. Si beveva la bevanda sacra a Demetra, che era il cicerone. Questo cicerone era una bevanda a base di grano fermentato, ma dava degli effetti, diciamo, di alterazione dei sensi e che quindi favoriva il contatto con la divinità. E attraverso questo gesto del bere il cicerone e poi del riporre nel calato un chicco, un qualcosa che aveva a che fare con la ritualità, si otteneva l'avanzamento di questo rito. Quindi diviene tutto collegato. Qui all'interno del Museo di Eleusi, perché siamo all'interno del piccolo Museo di Eleusi, c'è questo vaso che è importante da descrivere perché è famosissimo, che mostra in maniera molto chiara quello che è una scena dell'Odissea dove Ulisse acceca il Polifemo e lo fa con il bastone arroventato. E questo è il famoso pozzo del Callichiron, il pozzo dove si fermò Demetra. Questo pozzo si trova a Eleusi ed è un pozzo dove a suo tempo, in epoca greca, si facevano proprio delle danze, c'erano delle giovani che vi danzavano intorno proprio per celebrare l'arrivo di Demetra che si fermò proprio nei pressi di questo pozzo. Questo invece è un bassorilievo di un imperatore romano, perché come abbiamo detto, anche in epoca romana questo sito assumeva una certa importanza. E qui le torce relative ai misteri eleusini. Qui ci spostiamo. Il passaggio successivo che noi facciamo. Saltiamo per un attimo Corinto, che sarà una delle prossime mete. La ragione per cui vi mostro prima queste foto è semplicemente perché avevo trovato chiuso il sito perché era troppo tardi e sarò costretto a tornarci il giorno successivo. Il punto che stiamo indicando è il punto di Epidauro. Ebbene, Epidauro è un luogo che viene conosciuto in genere per la presenza del teatro, il teatro di Epidauro, ma in realtà è un luogo che ha una valenza ancora più sacrale, perché era il luogo di Asclepio, Asclepio, la divinità. Tutti questi pezzi che noi vediamo in questo antiquarium all'interno dell'area archeologica sono tutti dei coltellini con cui si facevano delle operazioni chirurgiche, ma in altri casi ci sono anche dei ex voto, perché in questa zona si veniva per essere curati. Ecco la statua del dio Asclepio con il serpente arrotolato nel bastone. Questi sono alcuni diciamo, dei frammenti di alcuni dei monumenti del sito. E vediamo chiaramente il monumento più famoso che è il teatro. A Epidauro si andava sostanzialmente per guarire da qualche malattia. La modalità con la quale si andava lì era perché si era malati di qualcosa e si cercavano delle soluzioni attraverso il dio Asclepio. Ma in questa zona, in questo luogo dove si restava per ottenere la guarigione, non si stava un giorno, non era una clinica che entri in un giorno ed esci, si stava un certo tempo e in quel tempo ci si intratteneva. L'intrattenimento avveniva attraverso tutta una serie di opere che furono costruite all'interno di Epidauro, tra cui il famoso teatro di Epidauro, perché si facevano delle rappresentazioni presso il teatro, ma c'era anche molto altro. Questa è un'altra immagine del famosissimo teatro. Abbiamo tutta la zona archeologica, questo è il Catacoglion, che
era un grande edificio che accoglieva tutti i vari pellegrini, ma oltre a questo abbiamo molte altre costruzioni. Ad esempio, c'era uno stadio dove si facevano le gare, perché anche qui si facevano delle gare che era una forma di intrattenimento. Questo è il meccanismo con la quale si faceva partire, avveniva la partenza, durante le gare. E questo è ciò che resta, stadio dove si facevano le gare. Qui invece vediamo una parte di quello che è il santuario di Asclepio, che ora vedremo nel dettaglio. Questa zona è, diciamo, la parte inferiore del tempio, perché abbiamo la parte superiore, diciamo più aperta, e la parte inferiore, una sorta di Sancta Sanctorum. Ebbene, questa zona era una zona importante perché assumeva una funzione sacrale, maggiore, mentre, ed era una zona anche poco accessibile. Cosa avveniva? Nella parte superiore chiaramente avvenivano tutta una serie di ritualità ordinarie, mentre qua sotto avveniva un rito molto particolare, che era quello che coloro che volevano guarire, che volevano avere il contatto con la divinità, con Asclepio, si coricavano, dormivano all'interno del tempio, cioè in questa zona. Dormivano, come lo vedete anche dalla rappresentazione, in fondo la persona faceva un rito chiaramente di avvicinamento e di contatto con la divinità. A quel punto, una volta addormentatosi nel corso della notte, sognava. I suoi sogni venivano al risveglio interpretati dalle autorità religiose a cui venivano raccontati. E in molti casi poteva anche avvenire che il sogno riguardava un qualcosa, oppure c'era lo stesso Dio, la stessa divinità che parlava con la persona e dava dei suggerimenti su come, poteva guarire dalla sua malattia. Quindi si innescavano una serie di ritualità per cui, era la divinità stessa Asclepio a dare la soluzione su come si doveva guarire. E infatti vediamo questo bassorilievo dove si racconta di questo sonno rituale per cui avveniva il contatto con la divinità. E qui ci spostiamo. Rispetto al sito di Eleusi, scusate, di Epidauro, quindi da questa zona con questa sacralità, dove la funzione principale era quella di poter guarire, e a Epidauro il sito fu attivo anche, in epoca tardo-romana. Poi a un certo punto l'arrivo del cristianesimo lo fece chiudere perché era diventato un po' troppo scomodo. Qui invece apriamo un altro capitolo. In questo capitolo è quello, qui ci troviamo sempre vicino a Epidauro, ma è quello delle cosiddette piramidi greche. Questa è una delle cosiddette piramidi greche, quella meno peggio tenuta, diciamo, perché rimangono solamente dei sassi. Fatto sta che in questa zona, soprattutto nella zona dell'Argolide, sono state ritrovate diversi edifici a forma piramidale, di cui ancora non si hanno moltissimi elementi, cioè non si sa bene, la datazione non è chiara, la funzione non è del tutto chiara, però sono visitabili, sono aperti al pubblico, non c'è neanche la recinzione in realtà a chiuderli, basta sapere dove andarli a trovare. Questo è uno, poi ne vedremo un altro che vi descriverò in maniera migliore. Invece, lungo la strada, non è difficile incontrare dei ponti micenei. Questo è uno dei ponti, che si trova ancora perfettamente intatto. E se vedete l'apertura di sotto, che è lo scolo dell'acqua, ha una forma tipica che ritroveremo anche in quello che sono gli archi all'interno del sito Tirinto.
Invece di sopra vi passa la strada, perché chiaramente avevano costruito una serie di collegamenti e le strade venivano sostenute dalla presenza di questi ponti, e ce ne sono davvero parecchi. Questi invece sono dei reperti, qui siamo al museo di Nauplia, essendo affascinato molto da questi simboli che per esempio richiamano molto questo al simbolo della Trinacria, che ha un vago richiamo chiaramente a quello della Grecia, però poi ci sono anche questi altri simboli, il 14 per esempio che sembra quello di un labirinto e altri con vaghe forme animali, il 9 per esempio sembra quello di un ragno, ma sono tutti archetipi. Qui invece dei delfini che la cui chiara collocazione è di epoca Micenea, questo è un affresco di epoca micenea.